Bentrovati, e allora di nuovo siamo qua a parlare di una sconfitta dell'Inter. Cominciano a diventare un po' troppe le occasioni nella quale noi parliamo di situazioni che si stanno replicando, ripetendo e con atteggiamenti che cominciano a farci dubitare che la stagione possa migliorare. Siccome però sono passati 30 giorni da quando di fatto è iniziata la stagione, anzi meno di 30 giorni, è chiaro che dobbiamo appigliarci a qualcosa che sia una prospettiva per il futuro. Però dobbiamo anche dare delle risposte nette a quello che sta accadendo all'Inter. Siccome è il modo in cui l'Inter si sta abituando a perdere, la squadra si sta abituando a perdere, non soltanto perché perde spesso perso con Lazio, Milan, Bayern, quindi squadre forti, ma il modo in cui ha perso. Ha giocato male con la Lazio, ha perso con il Milan senza giocare per almeno un tempo, cioè tra il 20esimo e il 65esimo, non ha giocato a calcio. E con il Bayern, l'Inter in casa contro i bavaresi neanche ci ha provato a vincere. Addirittura si è chiusa in difesa e ha subito il Bayern. Ora si potrà anche parlare di condizione fisica che è precaria, ed è una delle spiegazioni che possiamo dare, però che una squadra entra in campo e la prima cosa che fa è pensare a difendersi, francamente, e andare in ripartenza, perché il proprio allenatore Inzaghi ha deciso che l'Inter è una squadra debole o quantomeno non all'altezza. Questo genere di mentalità, porta poi a perdere. È una mentalità che ricorda molto un altro allenatore che abbiamo avuto qui recentemente, che era Mazzarri, che è una bravissima persona come lo è Inzaghi, ma che aveva una mentalità oggettivamente perdente. A me sembra che Inzaghi, da questo punto di vista, denoti un eccesso di realismo, perché a volte per segnare e per sognare hai bisogno di andare oltre i tuoi limiti. Lui invece mi sembra che sia fin troppo consapevole che ci sono dei problemi e non fa niente per nasconderli a se stesso e ai suoi giocatori. Questo si chiama mentalità, cioè quella che riesce in qualche modo a trasferire a un allenatore che va contro la realtà stessa delle cose, che riesce a cambiare, a sovvertire le cose così come sono attraverso un sogno, una dimensione magari smodata, anche eccessiva, superiore a quello che è la realtà delle cose. E solo così riesce a superare i tuoi limiti. Invece, al contrario, lui li delimita, li perimetra e li mostra la squadra. La squadra mi sembra che abbia un nervosismo evidente nei confronti di Inzaghi, anche se ieri si racconta, ma non ci sono certezze, almeno lo posso sentire dai colleghi che testimoniano di uno scontro tra Barella, che non ha giocato, incredibilmente, questo è un altro aspetto delicato e grave, contro il Bayern. Lo dimostrano un'ora nello spogliatoio di Marotta, che non so bene che cosa abbia detto, ma è evidente che ci sia qualcosa che va oltre il senso stretto del risultato, ma che riguarda la proprietà, la società. Allora, siccome oggi gli Inzaghi out si sprecano, 9 interisti su 10 vorrebbero Inzaghi via da qui, o quantomeno dice: ah, se non vince neanche col Torino, è facile immaginare che la piazza, la folla, deciderà che Inzaghi vada esonerato, il che, per carità, fa parte anche della dialettica e delle pretese dei tifosi, però c'è un problema che è stringente. Allora, chiunque conosca l'Inter, ma non soltanto l'Inter, sa perfettamente che con il cambio di allenatore non è mai successo nulla. È successo nella stagione 70-71 con Invernizzi, l'Inter poi esonera l'allenatore e vince lo scudetto rimbalzando il Milan. Sono passati 50 anni, dopodiché l'Inter ha cambiato n.000 allenatori. E le stagioni hanno avuto tutte un sussulto, dopodiché tutto è tornato nella normalità, persino nella mediocrità, e alcuni casi hanno visto gli allenatori che avevano preso il posto del precedente, che sono stati a loro volta esonerati per arrivare poi a chiudere male la stagione. È fondamentale che l'Inter arrivi in Champions League, cioè lo scudetto dell'Inter di quest'anno, a questo punto, andiamo per ordine, è almeno arrivare in Champions League, se guardiamo oggi. Io spero sempre nello scudetto, perché nella vita tutto può capitare, però bisogna che l'Inter faccia subito quadrato intorno agli Inzaghi e non lo lasci isolato. Il peggior errore, che è quello che ha sempre fatto l'Inter, è quello di dire: l'allenatore non va bene, basta. E allora anche la stessa società isola l'allenatore. I giocatori se ne accorgono perché sentono l'odore del sangue come i lupi e quindi abbandonano anche st loro stessi l'allenatore, giocando in un modo di fatto spoetizzato, disinteressato. L'unica cosa che deve fare l'Inter adesso è stare vicinissima all'allenatore, cioè l'Inter, quindi intesa con Marotta, Ausilio, Baccin, devono fare i dirigenti e devono stare vicino a Inzaghi, devono far sentire ai giocatori che la squadra e l'allenatore sono un corpo unico. Diversamente avremo le solite polemiche sterili, una squadra che sembra che non abbia né arte né parte, i problemi li abbiamo visti tutti. Mi sembra che la preparazione atletica sia palesemente deficitaria, per me è inspiegabile, non si capisce come sia così, ma l'Inter non corre mai contro nessuno e prima o poi andrà in forma, santo cielo, cosa avranno fatto mai questi ragazzi durante l'estate? La cosa più importante, in ultima analisi, è che i tifosi, quelli che sono allo stadio, però stiano vicini all'Inter. Non è accettabile che 4.000 tifosi del Bayern si sentano di più di quelli dell'Inter. Non è accettabile che la società
o quantomeno che i tifosi che vanno allo stadio stanno lì a vedere la partita e basta. I tifosi facciano anche un po' i tifosi, stiano vicino alla squadra ancora più di quanto hanno fatto l'altra sera e quanto hanno fatto con altre partite. Un po' di più perché giocare in casa e vincere oggi è fondamentale più che mai. Ciao a tutti.